Siamo con il signor Sirtori della Tenax all'evento organizzato dall'Istituto Italiano Calcestruzzo dedicato ai 10 anni del primo pavimento posteso realizzato in Italia. Primo pavimento posteso che è stato fatto appunto nel 2005 alla Tenax. Come vi è venuto in mente di accettare una proposta così innovativa ma anche con così poche con nessuna esperienza in Italia? Sì, buongiorno. Diciamo che la cosa all'inizio è stata un po' complicata. Noi avevamo acquistato i capannoni della Exciterio, dove intendavamo fare un magazzino. Avevamo diversi magazzini un po' dispersi e qui volevamo fare un grosso magazzino di più di 10.000 metri quadrati. Avevamo necessità di realizzare un pavimento con buone caratteristiche, perché l'intenzione era di fare un magazzino robotizzato, dei robot che appunto camminavano liberamente, avrebbero dovuto camminare liberamente sul pavimento, non vincolati, cioè svincolati, guidati da da sistemi, diciamo, automatici, precisamente con dei magneti inseriti nel pavimento stesso, no? E non vincolati a niente, come succede spesso per altri tipi di magazzino. E niente, ci siamo affidati all'impresa a cui avevamo dato i lavori di ristrutturazione generale, confidando che il pavimento doveva avere buone caratteristiche, cioè una perfetta planarità prima di tutto, pavimenti si facevano con i giunti. Il giunto per noi era un po' un handicap, perché i robot, appunto, quando trovano il giunto magari sobbalzano e via dicendo, no? Però, non essendo a conoscenza di altre soluzioni per dimensioni così grandi, appunto i 10.000 metri quadrati, ci siamo affidati ad una società che ci ha fatto la pavimentazione. Poi avremmo magari agito successivamente sui giunti per rendere il più perfetti possibili. Come è andata, come non è andata, il calcestruzzo non era buono, abbiamo fatto la pavimentazione tradizionale con i giunti, con l'aggiunta di fibre metalliche per renderlo, come dire, più resistente. Però dopo un mese circa, quando si pensava di utilizzarlo, di cominciare a calpestarlo e piazzare le scaffalature e quant'altro, ci siamo accorti che c'erano tante crepe nel pavimento e alcuni punti la cosiddetta pastina che viene messa e lisciata sopra si staccava. Abbiamo approfondito tutto il discorso, tutti esterefatti, l'impresa stessa che aveva fatto i lavori, insomma, per farla breve, abbiamo dovuto disfare questo pavimento dentro gli scavatori, tirare su tutto 10.000 metri quadrati di calcestruzzo, spessore 20 centimetri, insomma, lascio a voi immaginare quale sia stata la nostra delusione. Rimaneva comunque il fatto, oltre alle beghe legali che sono scaturite, che noi dovevamo fare il pavimento, eravamo già, come dire, in ritardo a questo punto, anzi molto in ritardo. E qui siamo venuti appunto a conoscenza di questa nuova tecnologia e abbiamo avuto contatti col geometra Cocco, che ci ha dato sì le illustrazioni di come farlo. Quando poi ci ha detto senza giunti, vabbè, per noi era una cosa, come dire, superlativa, però insomma, siccome non era il primo giorno che eravamo nell'ambiente anche delle costruzioni per noi, ma io personalmente ne ho vissute parecchie, diciamo, no, in Italia e anche all'estero, perché la Tenax opera anche all'estero, in America, in Cina, 3-4 sedi in Italia, in Inghilterra anche. Cioè, tutto bello sulla carta, ma effettivamente ci sembrava un sogno pensare di fare un pavimento in un'unica soluzione, senza giunti e con caratteristiche che erano quelle che volevamo, cioè planarità massima, durezza, eccetera. Siamo andati a vedere
un pavimento posteso appunto a Barcellona, in quella di Barcellona, accompagnati dagli ingegneri del geometra Cocco, siamo andati a vedere questa pavimentazione e non tanto per vedere, perché vedere il pavimento, un pavimento di cemento liscio e quant'altro, ma il come veniva eseguito, cioè questa post-tesatura che eliminava, diciamo, i giunti e dava caratteristiche che poi, non so, vedremo magari più avanti. In effetti si siamo resi conto che la tecnologia c'era. Poi io, non essendo, come dire, tecnico, però, come dicevo poc'anzi, ho avuto molta pratica, e ci siamo resi conto che eravamo di fronte ad una soluzione, ad una situazione innovativa. E abbiamo parlato con gli esperti, con gli ingegneri e quant'altro, e siamo tornati in Italia molto, come dire, soddisfatti della visita che abbiamo fatto e fiduciosi anche di realizzare quanto noi volevamo, insomma, con le caratteristiche che volevamo. E il secondo pavimento ci sarebbe mancato altro di sbagliare ancora. E a questo punto preliminari, progetti, studi, perché chiaramente è un pavimento che va progettato, non è così semplice buttare il calcestruzzo, magari con le fibre, con le reti, eccetera, no? Bisogna stendere i cavi e quant'altro, poi è un modo di vedere le particolarità di queste soluzioni. E abbiamo iniziato a fare il pavimento, abbiamo suddiviso il pavimento in 8 campi, se non vado errato, 6-8 campi, cioè 8 giorni di getto, tanto per intenderci, e abbiamo realizzato i 10.000 metri quadrati in un'unica soluzione. Ci era stato detto che la progettazione prevedeva un ritiro, diciamo, di tutta la piastra, di tutto il... io lo chiamo piastra perché alla fine è una grandissima piastra di cemento, avrebbe subito un ritiro di circa 12 centimetri, cioè il cemento nel tempo, 6-8 mesi e anche più, avrebbe continuato a comprimersi, no? Sempre dalle forze applicate dai martinetti a questi cavi, e l'avrebbero, come dire, costretto a chiudere i giunti e a trattenerlo, insomma, a dargli tutta quella robustezza che poi abbiamo verificato. Ecco, dopo 10 anni abbiamo visto, il mese scorso abbiamo fatto una visita e abbiamo verificato che il pavimento è ancora così come lo abbiamo, come dire, realizzato, no? L'avevamo realizzato nel mese di luglio, dopo agosto abbiamo iniziato a utilizzarlo, agosto del 2005, e l'abbiamo visto appunto 15 giorni fa, 3 settimane fa, e tale quale. Io poi avevo avuto modo anche di riverificarne l'uso con appunto 4 robot del peso di circa 120 quintali cada uno, che vanno su 4 ruote lisce da 28 cm di diametro. Le ruote, qui ci tengo a dirlo, non sono ancora consumate, vuol dire che il pavimento è molto planare, molto liscio, perché è risaputo che le scaffalature sono alte 11 metri, le scaffalature. L'edificio esisteva. Sono caricate a 6.000 kg di impronta sul piede scaffale, perché i nostri prodotti vanno da poche centinaia di chili a qualche tonnellata, montate su 4-5 piani. Quindi soddisfatto o rimborsato? Soddisfatto o rimborsato? No, soddisfatto, perché effettivamente a parte la prima esperienza, che come spiegato prima è stata una grossissima delusione, una cosa pazzesca, ma non so, io sono arrivato a dire che non tutto il male viene per nuocere, perché poi avendolo rifatto abbiamo di sicuro fatto un'opera con tutt'altre caratteristiche rispetto a quelle che normalmente si facevano o si fanno ancora. Grazie. Prego.